Una discreta percentuale di italiani alle ultime elezioni ha votato Giorgia Meloni e il suo partito, convinti di votare un partito che fosse magari più critico verso l'Unione Europea, magari più critico verso il fatto che il nostro paese venga comandato a bacchetta da altri organismi, da altri stati. Ebbene, anche la Meloni, come a suo tempo fecero i 5 Stelle, è stata incendiaria in campagna elettorale per trasformarsi subito in pompiere una volta eletta. Infatti, per esempio, la Meloni, prima di venire eletta, definiva il MES, a ragione, una pillola avvelenata per l'Italia. E mentre il Partito Democratico ne chiedeva insistentemente la ratifica alla riforma, la Meloni pareva opporsi. Ebbene, invece adesso che è stata eletta come Presidente del Consiglio, anche la Meloni si appresta a ratificare la riforma del meccanismo europeo di stabilità, il MES. Quello che prima la Meloni chiamava pillola avvelenata, adesso sarà accettato anche dal governo cosiddetto sovranista di Fratelli d'Italia. Ovviamente Fratelli d'Italia sta cercando di stare in silenzio sul tema, cercando di dire che la riforma sarà accettata ma i soldi non verranno chiesti. Ma questa è una bugia, perché vista la situazione economica dell'Italia, vista la crisi sociale ed economica che è sempre più grave, l'Italia sarà costretta a chiedere l'attivazione delle linee di credito del MES, sarà costretta a chiedere i soldi del MES. Il MES è sempre stato, da quando esiste, dal 2011, un organismo dalle conseguenze terrificanti. Pochissimi stati hanno infatti chiesto i soldi del meccanismo europeo di stabilità, pochissimi. E nonostante questo, certe parti della politica italiana, il Partito Democratico in primis, hanno sempre spinto per una veloce ratifica della riforma del MES, che lo renderebbe uno strumento ancora peggiore, dandogli più potere di controllo sugli stati che facessero richiesta del credito. La Meloni, che fino a pochi mesi fa su internet, nelle televisioni, nelle piazze gridava che non avrebbe ratificato la riforma del MES, adesso si appresta a ratificarla, facendo la stessa identica cosa che fecero i 5 Stelle. Si fanno eleggere dicendo che difenderanno gli interessi degli italiani e una volta eletti anche loro fanno unicamente gli interessi di Bruxelles e di Washington. Questo dimostra per l'ennesima volta che fra centrodestra e centrosinistra non c'è differenza. Il centrosinistra rivendica con orgoglio di difendere gli interessi degli speculatori e degli sciacalli della finanza dell'Unione Europea, di difendere gli interessi degli Stati Uniti. Il centrodestra ogni tanto fa finta di dire una cosa diversa, ma quando è il momento di fare, fa le stesse identiche cose che farebbe il centrosinistra. E quindi vediamo che il MES, che la Meloni aveva definito pillola avvelenata, vedrà la sua riforma approvata dal governo di Giorgia Meloni, la cosiddetta sovranista. E è sicuro che nei prossimi mesi, soprattutto tra 2023 e 2024, l'Italia dovrà chiedere per forza di cose l'attivazione delle linee di credito del MES. E questo significherà che il nostro paese sarà nei fatti commissariato dal MES e quindi dall'Unione Europea. Ciò significa fare la fine della Grecia, se non peggio. Questo significa che in una situazione in cui la sanità, l'istruzione, i servizi pubblici, i diritti sociali sono già al collasso, significa che altri soldi verrebbero tolti dagli ospedali, altri soldi verrebbero tolti dalle scuole, altri soldi verrebbero tolti per i sussidi, per la povertà, per la disoccupazione. Tutto questo succederà per forza di cose quando l'Italia chiederà l'attivazione del MES.
Giorgia Meloni, che adesso si appresta a ratificare la riforma del MES, tradendo ancora una volta, ennesimo caso, i suoi elettori e chi credeva di poter mandare al governo qualcuno più critico dell'Unione Europea e più a difesa degli interessi della maggioranza degli italiani, si troverà a fare i conti col fatto che anche Giorgia Meloni sarà costretta non solo a ratificare la riforma del MES, ma a richiedere l'attivazione, lei o i suoi successori. Giorgia Meloni, autorizzando la ratifica della riforma del MES, si rende colpevole di questo fatto, si rende colpevole della macelleria sociale, della gravissima macelleria sociale che si scatenerà sulla stragrande maggioranza degli italiani quando il MES sarà attivato. Chi si ricorda cosa è successo nel 2011, nel 2013 alla Grecia? Chi si ricorda che per andare in università le ragazze dovevano prostituirsi? Chi è stato ad Atene in questi anni e ha visto che interi quartieri sono ormai totalmente sprovvisti di negozi? Sa che questo futuro è qualcosa di terrificante e per colpa di Giorgia Meloni, che al posto di opporsi al meccanismo europeo di stabilità, all'Unione Europea, corre anche lei a ratificare la riforma, sarà il futuro che si appresta per l'Italia. I giornali non ne parlano, le televisioni non ne parlano, i politici cercano di evitare l'argomento, ma in realtà la riforma del MES, lo stesso MES, è qualcosa di fondamentale, perché sarebbe l'ennesimo caso in cui per le condizionalità dei fondi erogati dal MES l'Italia verrebbe diretta da altri enti. Se voi leggete la nostra Costituzione, stabilisce già all'inizio che l'Italia dovrebbe essere una repubblica democratica e che la sovranità dovrebbe appartenere al popolo. Abbiamo invece in questo momento che le grandi istituzioni finanziarie, i grandi speculatori, l'Unione Europea e gli Stati Uniti, in realtà dirigono la politica italiana. E lo fanno non solo con la violenza, con gli attacchi, con la propaganda, ma anche con le condizionalità. Se l'Italia vuole avere dei soldi, dopo che per colpa delle politiche neoliberiste dell'Unione Europea è stata ridotta in ginocchio, l'Italia deve accettare le condizionalità. Le condizionalità sono la distruzione dello Stato sociale, la distruzione dell'economia pubblica, la distruzione dei diritti sociali, meno soldi per gli ospedali, meno soldi per le scuole, privatizzazioni, fine dei trasporti pubblici, tutto ai privati. Questo significano le condizionalità, significano disoccupazione a doppia cifra, significa povertà assoluta in aumento, significa che gli italiani dovranno vendere le case di proprietà, se potranno farlo, e non potranno comunque comprarsene di nuove. Questo significa che chi ha 20, chi ha 30 anni non potrà mai avere una casa di proprietà, non potrà mai avere una famiglia e dovrà vivere fino a 40, 45 anni a casa con i genitori. Sta già succedendo ed è clamoroso che nessuno capisca che è un problema. 40 anni fa, a 25 anni, una persona aveva già una casa, a 30 era già sposato coi figli. Adesso a 40 anni, per colpa del fatto che gli unici lavori che ci sono lavori precari, lavori in nero, lavori a chiamata, a 40, 45 anni si è ancora a casa coi genitori perché non si può fare altro. E le condizionalità che l'Unione Europea ha imposto negli anni, le condizionalità per il PNRR, di cui anche la Meloni e Conte si fanno pregio, come le condizionalità del MES, vanno nella direzione di rendere questa situazione ancora peggiore. Chi cerca lavoro oggi non lo trova, o se lo trova, trova qualche lavoretto da schiavo in nero, rigorosamente in nero, con contratti a chiamata, oppure dove c'è scritto nel contratto
che lavori 6 ore in realtà ne lavori 18, senza diritti e senza tutele. E questo è tutto quello che può esistere oggi. Il MES e il PNRR non sono strumenti per uscire dalla crisi, ma sono strumenti con cui i padroni dell'Europa, i padroni dell'Occidente renderanno il popolo ancora più povero e ancora più misero. È questo quello che succederà. Questo rappresentano le condizionalità del MES, questo rappresentano le missioni del PNRR, questo rappresentano i progetti della Next Generation EU dell'Unione Europea, la distruzione dell'economia e della società italiana, la fine di ogni rimasuglio di indipendenza nazionale a favore dei grandi ricchi, a favore degli speculatori, delle persone che durante le crisi economiche ingrossano le loro tasche mentre la gente perde la casa, mentre la gente perde il lavoro. Giorgia Meloni, che ha fatto la sua campagna elettorale e la campagna elettorale degli ultimi anni proponendosi come una dissidente, come qualcuno contro il sistema, si è rivelata anche lei parte del sistema e con la ratifica della riforma del MES avrà la gravissima colpa di aver aperto le porte alla trasformazione dell'Italia nella Grecia del 2010, nella Grecia del 2013. La macelleria sociale che incombe sarà anche colpa di Giorgia Meloni. Per questo i cittadini devono informarsi, devono protestare, devono organizzarsi. Per chiunque voglia entrare in contatto, per chiunque voglia fare la sua parte, per cercare di evitare che il nostro paese venga ridotto in un cimitero, prima economico e poi atomico, noi siamo qui, chiunque volesse informarsi, siamo qui per qualsiasi domanda, per qualsiasi richiesta. È importante dire queste cose perché la televisione è in silenzio, perché la stampa è in silenzio, perché opposizione e governo sono uniti su ogni fatto di grande importanza. Litigano per i migranti, fingono di litigare, litigano per i diritti LGBT, ma quando si tratta dell'Unione Europea, della NATO, del MES, del PNRR, centrodestra e centrosinistra dicono le stesse identiche cose, li lasciano litigare in televisione sulle idiozie e invece vanno d'amore e d'accordo quando si tratta di temi economici, sociali e geopolitici fondamentali, quando si tratta del futuro della stragrande maggioranza dei cittadini. Ecco che centrodestra e centrosinistra sono sempre insieme dalla parte dei ricchi. Quando si tratta di supportare guerre e terrorismo a livello internazionale, centrodestra e centrosinistra sono sempre uniti dalla parte degli Stati Uniti e degli altri terroristi. Quando si tratta di intervenire sulla società, ecco che centrodestra e centrosinistra fanno solo gli interessi dei più ricchi, degli speculatori e dei pescicani della finanza. E nessuno, per quanto nelle campagne elettorali si usino termini incendiari, nessuno pensa al futuro della stragrande maggioranza del popolo italiano. Ecco perché la stragrande maggioranza del popolo italiano deve smetterla di fidarsi di gente truffaldina come la Meloni, come i 5 Stelle o di gente ancora peggiore come il centro-sinistra, per iniziare a mobilitarsi, a organizzarsi, a informarsi di sua sponte. È l'unico modo per liberare il nostro paese e per cacciare gli speculatori e gli imperialisti della NATO e dell'Unione Europea. Chiunque voglia informazioni e mettersi in contatto, siamo qua, abbiamo riviste, abbiamo volantini, chiunque abbia domande può trovarci qua. Adesso, tra poco, leggeremo per far capire a tutti quanti di cosa stiamo parlando lo statuto del meccanismo europeo di stabilità, il cosiddetto fondo salva stati, quello che la Meloni dovrebbe approvarne la modifica in termini ancora peggiori a breve. Dov'è Nanni?